E così si alza il sipario per l'epilogo di questa storia. Mentre Azzurro allestiva un grande spettacolo per il che suo sta facendo? Trionfo. Essere o non essere incredibilmente bello. Certo. E così Shrek e i suoi amici riuscirono finalmente a fare ritorno a molto, molto. Ma dai! Ma è il gatto! Poverino. Ah, siamo di nuovo in questa nemico. Modalità. Va credevo andato. Non l'avremmo mai più rivista, distruggi io giuro. Distruggi le torri nemiche per vincere. Distruggi le torri nemiche. Credevo che questa roba fosse solamente per fuoco! Farti vedere che c'era questo Bel minigioco, colpo. Ma basta, cioè nel senso non pensavo l'avremmo mai rifatto il minigioco. Perfetto. Che alla fine ve l'ho già detto, ma in questa modalità, in questo minigioco, alla fine, un po' di meno, basta usare solo la catapulta normale. Il lancia, quello lì, l'altro, insomma, il lancia arieti non serve a un cacchio di niente. Preso. Ok, forse un po' di più. Tipo prendere le cose qui, le mongolfiere, secondo me, ho sbagliato, serve solo appunto nella modalità sfida multiplayer. Perfetto, dovrei essere riuscito a tirarlo giù, perfetto, anche quello l'ho preso sopra. Poi la prima volta ammetto che non riusci... Ecco, vabbè, lascia stare il fatto che non sai che è distrutto finché non ti appare il messaggio. Tipo adesso, è distrutto o no? Boh. Ecco, stavo dicendo, prende le mongolfiere, secondo me serve solamente appunto nella modalità sfida multiplayer e basta. Hai vinto! Perché prenderle adesso non ci dava nessun tipo di bonus. Lego che cadono. Visto? Non sarebbe stato più semplice liberare le principesse? Impossibile, sono scappate ieri. Ups, scusate per i muri. Nessun problema, siamo assicurati. Dove sono? Vabbè, allora. E lo chiedi a me? Sono solo una guardia con contratto a progetto. Scommetto che sono tornata in città, Shrek. Guarda. Andiamo. Lì la roccia come è tagliata male nello sfondo. Che si vede attraverso, ma ti pare, dai. Cioè, allora, io posso accettare tutto, che magari pezzi di tile non sono collegati, che non dovrebbero, magari, cioè, hanno l'asfalto sotto che non c'è più. Però in punti in cui tu non li vedi, non durante una cutscene che la vedi tutta. Le catacombe. Queste catacombe sono così tranquille. E lo dici a me? Le rivolte carcerarie sono un tale stress. Finalmente libero! Evviva! Ehi, tornate indietro! Ma porca puttana, è scappato! Devo uscire da qui e avvertire Shrek dei progetti del principe azzurro. Ma, ok, lei non può prendere la roba. Sì, ti piacerebbe. Aspetta che... la madonna. Io l'ho già detto, Fiona, secondo me, è il personaggio più veloce a livello d'attacco. Il colpo di Fiona qua, secondo me, è il più facile da mettere... Ehi, sono pur sempre una donna incinta. È il più facile da mettere a segno. Grazie della polverina di fata. C'è qualcosa qua? No, ok, guardiamo gli obiettivi. Tutte le tazze, 5 colpi, tutte le corone, usa la forza dell'orco, ok. Mettiamo qui la scatola, prendiamo questa moneta, anche se non riesco a prenderla, non riesco a capire in che punto sia. Ecco fatto, anche se effettivamente non ci serviva a nulla prenderla, manco fosse stato un boccale. Non so perché in questo momento questa scena mi ha ricordato molto Scary Movie 2. Qualcuno di voi ce l'ha presente quando scendono... Ma... Ah, ok, ce la faccio, pensavo non ce la facesse.
Qualcuno di voi non si ricorda Scary Movie? Questa qua non mi convince. Ma non è acqua! Ma non è acqua! Si ricorda Scary Movie 2? Quando si mettono a combattere col maggiordomo? Aspetta. Eccola qua, una tazza. E scendo di sotto, nelle cantine in sostanza, la musica, la scena, mi ha ricordato molto questa, quella parte. Qua si può andare, no, avevo visto un muro. Cioè, o meglio, avevo visto un'altra diramazione. Beh, altra sezione 2D. Vediamo come se la cava. Cosa fanno i... come si dice? Fanno il pubblico? Aspetta, ma io ho visto una tazza. Aspetta. Vai! No! Ferma! Avevo visto una tazza. Scusami un attimo, ma lì c'era una tazza. Io l'ho vista. No, ferma, aspetta. Vai! Grazie dell'aiuto, Cronaca. No, ferma! Ecco fatto. Io sono sicuro di aver visto una tazza quando siamo entrati. Ma non c'era più, sono sicuro. A meno che non era da... Ah, era da questa parte forse. Credo, non ne sono neanche sicuro. Ok. Non c'era bisogno, ho schiacciato solo quadrato, non triangolo io, Allora, 1, 2 e tarae. Pensavo ci fosse nascosta una corona. Era un punto perfetto per nascondere qualcosa lì. Allora, no. Ho sbagliato io, sono un cretino. No, colpo di grazia. Ecco fatto. Madonna mia, che calcio incredibile. Ah no. No, è che palle. Ha sbagliato lei stavolta. Io l'avevo puntata in quella centro. Fanculo gioco. Anche se effettivamente potrei restare qui a farmare un po' di... un po' di polvere, Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e infine 6. C'è qualcosa qui da rompere? No, ok. Qued è deciso. Si scende o è solo luce? Secondo me si scende. Questo posto è occupato. Avevo ragione, infatti. Non vorrei che nell'altro c'era una corona. Però dai, siamo già a 3 tazze su 4, voglio dire. Però la forza dell'orco niente ancora e non abbiamo... Wow, è davvero pesante. Ci serve qualcosa di forte per muoverla. Tipo la mia testa. Sì, tipo la tua testa. Ma quanto sei stupido. Ecco perché sei a guardia delle fogne. Ma povero. Sì, lo so che devo usare l'abilità speciale, ma se uso l'abilità speciale non ho abbastanza polvere di fata per fare poi la furia dell'orco. Ma dai, mi ha interrotto, pezzo di merda. Vieni qua. Vabbè, dobbiamo andare avanti con la storia. Dobbiamo andare avanti con la storia, ci tocca. Vieni qui. Preso al volo, stronzo. Vieni qua. Allora, vieni qui. Perché trovi sfondo a tutti ora.
Ecco fatto, allora. Ma ancora ce ne sono. Pensavo fossero finiti io. Ma dai, lo slancia via. Che poi sto continuando a fare sti attacchi speciali solamente per la polvere di fata. Ok. Ok, queste casse incredibilmente sono finte. Il prosciuttone, perfetto. Whata! Beccati questo. Beccatelo anche tu. Whata! Datemi tutta la polvere che ne ho bisogno per fare altri due attacchi incredibili. Fammi vedere se sopra... Ah, ma ci sono casse infinite. Ah, e allora è una passeggiata. È una passeggiata di salute adesso. Ah, ma scusa. Ah, ok. È una passeggiata di salute ora. Vieni qui. Scendi giù. Ma da dove arrivano poi tutti sti ladri? Ma scusa un attimo. Va bene tutto, però. Da dove arrivano? Dai, io continuo a rimanere qui e intanto mi faccio di polvere. Ok, forza dell'orco, vieni a me. Perfetto. Ci siamo riempiti di polvere di fata. Abbiamo ucciso un sacco di gente, ma alla fine l'obiettivo è stato portato a casa. Perfetto. Di qua Fiona, brava. Ora, che cosa ci manca? Solo le corone e una tazza. Quasi fuori. Ok, allora. No, due corone. Dai. Ecco fatto. Tutti amici di Robin Hood questi, sicuramente. Ecco fatto. Allora, fermo un attimo. Aia, bastardo. Questa è violenza su principessa, È reato grave. Ok. Allora, ho capito. Probabilmente le casse servivano solamente per questo. Sì, ma i ladri sono infiniti, davvero? Ah beh, certo, ti devono far recuperare tutta la polvere che stai usando, effettivamente. Presto, ecco credo fatto. Che ci stiano inseguendo. Ma dai. Non è vero che vi stanno inseguendo, vi ho appena aperto la strada io per la libertà. Ingrati. C'è qualcosa qui? Ovviamente no. Però di qua... Di qua è palese che ci sia qualcosa. Invece no. Invece incredibilmente no. Vieni qua. Ecco fatto. Aia, bastardi. Madonna, le combo di Fiona sono le migliori secondo me finora. Se questa non è la direzione giusta, da. Diventa sempre più buio. Allora, io intanto mi arrubo di nuovo tutta la polvere che si sa mai che ci possa servire. Anche il prosciuttone, dai. C'è qualcosa? Di nuovo tu, bastardo. Sfondo la faccia io, Frega un cazzo che sei un ciclope. Poi adesso c'ho una principessa decente, non c'ho più quella cretina della bella addormentata. Ecco fatto, un bel po' di polverozza. Apriamo il portone. Però prima rompiamo anche le casse, che si sa mai che c'era nascosta qualcosa. Qua. Ecco fatto. Ah, c'erano due prosciutti addirittura. No, ah ok.
Ti prego, non dirmi che è una sezione in cui devi scappare. Qualcosa. E cosa pensi di trovare nelle fogne? Ci sono solo ratti qua giù. Ma quella è una cripta. I ratti sorvegliano i tesori, oro, gemme, dobloni, lingotti. Certo. E se aprissimo una di queste casse? Un mostro, via! Bella idea di merda. Bravi ragazzi. Allora, fammi vedere se io posso invece aprirle quelle casse. Credo di no. Ok, più ne uccido, più ne appaiono. È un idra in pratica. Aspetta. Ah, ok, no, questa è la moneta di prima, ok. Bello il prosciuttone. Fammi vedere. Beh, in realtà in questa parte di gioco ti riempiva talmente tanto di prosciutto che veramente... Ehi, basta un po'. Vuoi vedere che aspetta un attimo? Ok, no, per un attimo ho pensato dovessi distruggere le ceste. Per un attimo ho pensato devi distruggere le ceste perché sennò continuano a spawnare sti stronzi. Ok. No, e l'hai mancato. Tu beccati questo. Ecco fatto. No, ecco. Tu sei fastidioso, quindi vieni qua. Ecco fatto. E infine ucciso anche te. 50, non so per cosa, ma va bene. Ancora non l'abbiamo capito che cos'è. E tutte le tazze furono trovate. Manca quindi solo una corona. Speriamo che sia qui. Mi ricorda Dark Souls 3 questa zona. Oh, eccola lì l'ultima corona. Ma stai buona, scema. Vieni qua. Porca troia, state bene buoni tutti. E la strega è morta. Ora ammazzo anche te. Puttana, vi odio. Le streghe sono una merda in questo gioco. Veramente. Veramente una merda in questo gioco. Hanno aimbot, colpi infiniti e ti tolgono un fottio di vita. Ci credo che in brutale erano la cosa più difficile da ammazzare. Ci credo che erano difficili. Tanto facilmente, signorina. È tornato il gigantoide cattivo. Porca troia, ti sfondo a furia di combo adesso. È morto. Vieni qua. Ecco fatto. Datemi un po' di polvere a caso. Ho fatto 75. Ma io credo siano i colpi consecutivi. Arrivato a questo punto credo siano i colpi consecutivi, non le combo in sé. E quindi? Sta ripresa dei prigionieri da fuori cosa mi significava? Vediamo, ho fatto un 100 per tutte quanti gli obiettivi. Cos'è sto schifo? Stile sbalorditivo. Wow.